Oh, accidenti, sembriamo così noiosi. È così stupido. Wow, aspetta, che sta succedendo? Wow, quanto colore, tutto in faccia! Wow, guarda quanto! Ecco un po' di blu! Wow, ma che diavolo è stato? È stato incredibile! Siamo coperti di colore! Amo dipingere, è così stimolante e rilassante. Adesso uso il rosa chiaro, è molto carino. Oh, ho appena ricevuto un messaggio, vediamo. Una festa arcobaleno! Non può essere, è fantastico! Devo trovare qualcosa di appropriato da mettermi. Ops, il pennello. Guarda roba, allora, che cos'hai per me? Ah, non va affatto bene, non ho niente di colorato. E adesso come farò? Devo avere qualcosa di colorato. Aspetta, i miei colori! Loro sì che sono super colorati! Scommetto che posso farci qualcosa, sono un genio! Ok, è tempo di diventare un po' multicolore. Avrò bisogno della vernice di alcuni pennelli. Posso usare due colori contemporaneamente. Metterò questi colori sopra gli occhi e altri due colori sotto. È davvero fantastico! Ma è una festa arcobaleno, ne servono altri, giusto? Avrò bisogno di un pennello più grande per quest'altra zona. E ok, adesso che ho diversi colori sul pennello posso dipingermi la faccia. Dopo le labbra posso usare il mascara verde sugli occhi. Devo assicurarmi che ci sia molto verde sulle ciglia. Lo so, devo colorarmi anche le sopracciglia e userò l'arancione. Posso anche dar loro una bella forma. Sta venendo bene, ci siamo, solo un altro pochino. Manca l'ultimo tocco. Oh mio Dio, quante piccole lentiggini blu, sono adorabili! Sarebbe bello se potessi averle sempre. E ok, ho finito col mio trucco arcobaleno. Wow, quello cos'è? Guarda che belle luci! Wow, è fighissima la festa arcobaleno! Wow, che trucco fantastico, l'hai fatto tu! È troppo bello! Ottima scelta per la festa arcobaleno! L'acqua è abbastanza calda per la mia zuppa. Ah, è tutto il giorno che aspetto. È davvero buona! Adesso voglio vedere che c'è in TV. Proverò con qualcos'altro. Salve a tutti, oggi vi mostrerò la mia nuova casa. Venite con me! Allora, questa è la mia stanza per le feste. C'è un DJ 24 ore al giorno. Un DJ? Com'è fortunato! Oh? Oh, la mia TV non funziona, dai! E questo è il mio ufficio con il mio nuovo PC e il mio sterzo personalizzato. Lo so, sono la migliore e quando ho bisogno di rilassarmi dopo una lunga giornata faccio un bagno caldo. Oh, oh, com'è calda! E quando sono pronta per andare a letto mi copro solo con i miei soldi. Accidenti, non posso più guardare. Vorrei che la mia vita fosse così decadente. Adesso devo pulirmi da tutta questa zuppa. Vorrei divertirmi con le bombe da bagno che fanno le bolle. E invece ho soltanto questa spugna ruvida. Oh, cavolo, ho anche fatto cadere la saponetta. Va bene, dov'è? Eccola qui. Torna qua. Ah, non riesco a smettere di pensare a quelle bombe da bagno colorate. Aspetta un attimo, penso di avere un'idea. Comincerò con una ciotola vuota e poi del bicarbonato di sodio. Ne verso un po' nella ciotola, così basterà. Adesso aggiungo un po' di acido citrico e anche un po' d'olio di cocco, ci sta sempre bene. Adesso è il momento di mescolare tutto insieme con la mia fidata frusta. Ah, la polvere si sta sgretolando ed ecco, ho una grande ciotola e un mucchio di ciotoline. Adesso ho bisogno di un po' di colorante alimentare, voglio che siano carine. Cavolo, è difficile da mescolare, devo continuare. Mi serve un vassoio in silicone adesso e non posso dimenticarmi della grande ciotola bianca. Avrà uno stampo tutto suo. Metto la polvere con un cucchiaino nello stampo e adesso aggiungo un po' di colore. Poi dovrò coprire con altra polvere. Va bene, devo picchiettare un po'. E ci spruzzerò sopra un po' di spray antisettico in modo che rimanga ben fermo. Adesso posso toglierlo dallo stampo. Ok, sono pronto per usare la mia bomba da bagno. La mia bomba da bagno è ancora migliore perché l'ho fatta io. Mettiamola in acqua. Ed ecco le bolle. Guarda, si vedono tutti i colori dell'arcobaleno. Sono così felice. E come sono felice di aver rovesciato la mia zuppa. Che bella giornata. Ehi, che diamine, dove sei? Mi dispiace, sono per strada. Oh no... Guarda quanti colori! Io mi sono vestito di bianco, non mi faranno mai entrare! Oh no! Ups, non va affatto bene! Aspetta, sei tu laggiù? Ehi, mi vedi?
Devo fare qualcosa velocemente. Ci sarà un posto dove posso nascondermi, tipo il bidone della spazzatura? La situazione è brutta, ma non ho alternativa. Va bene, eccomi, dentro il bidone. Mi sono sbagliata, forse. C'è mancato poco, mi ha quasi visto. Beh, ma che schifo. Au, che diamine. La mia carriera artistica è ufficialmente finita. Cos'è questa roba? Non può essere, del glitter. Ok, ho un piatto e adesso posso versarci sopra il glitter. Questo rosso è così carino. Devo solo fare una bella riga. E adesso un po' di glitter dorato. Devo solo versarlo. Oh, il verde è fantastico, anche gli altri. Premiamo con la mano sui diversi colori. E guarda, è così scintillante e luccica. Posso uscire di qui, già. E coloriamo la maglia. Sì, degli occhiali divertenti, beh, completeranno il mio look. È ora di andare alla festa, soprattutto perché sono già in ritardo. Ehi, tesoro, mi dispiace tanto che ci sia voluto così tanto tempo. Non ci credo che mi hai fatto aspettare tanto. Sì, ma guarda che maglia, l'ho fatta io. L'hai fatta tu, è spettacolare, fantastica. Ehi, siamo pronti per entrare. Fammi dare un'occhiata. Va bene, potete entrare. Beh, non vedo l'ora di vedere che faranno i concorrenti. Oh, c'è la prima con il suo piatto. Ok, bene. Perché non ci fai vedere che cosa hai lì? Va bene, ho preparato il mio dolce preferito, banana stravaganza. Che diavolo è quello? Come potete vedere, mi sono concentrata sulla presentazione. Volevo che il colore fosse bilanciato con la forma del cibo. È solo frutta e caramella, ecco i punteggi. Scusate, mi prendete in giro? Dunque, il prossimo concorrente, per favore. E ciao, ciao, eccomi con il mio piatto, piacere di conoscervi. Ho cominciato a cucinare in gioventù. Oh, certo, il mio piatto, ovviamente, eccolo qui. Ho un marshmallow alla menta con riduzione al caramello. Muah! Cosa? Riesco a malapena a vederlo da qui, è così piccolo. Ah, sta ancora parlando del piatto. È estenuante. Che cosa? Dei punteggi così bassi? Oh! Si sta trasformando in una gara così deludente. Tranquilli, io sto bene, ma forse non avete capito il mio piatto. Ciao, sono qui per il concorso. Un ragazzino, sul serio? Dovremmo gareggiare contro un bambino? Bene, ecco il mio piatto, allora. Oh, è una bellissima torta arcobaleno, davvero impressionante. La glassa arcobaleno è così facile da fare. Devi solo creare della glassa di diversi colori e fare delle linee sul cellophane. Puoi usare tutti i colori che desideri. Ecco, terminiamo col viola. Adesso arrotoliamo nel cellophane. Voglio che sia ben stretto, ma senza che i colori si mescolino. Una volta fatto, con le forbici posso tagliare le estremità. E poi è pronto per essere messo nella sacca poche. Bene, sono pronto per la fase finale. Ecco la glassa arcobaleno! Sì, ha funzionato! Adoro come è venuto il bordo! Un altro po' e il bordo è fatto! Adesso ne aggiungo un po' anche al centro. In fondo è un concorso, voglio che sia bella e ben decorata. Ta-dan! Ecco la mia torta, vi piace? Com'è possibile che l'abbia fatta lui? È assurdo! Ecco il tuo punteggio! Sì! Cosa? State scherzando? Com'è possibile? Come ti vestiresti per una festa arcobaleno? Faccelo sapere nei commenti. Ricordati di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video fantastici come questo.